Benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi faremo insieme uno svuota spesa Ocean. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un pollice in su e seguitemi su Instagram. Vi lascio quel mio nickname e poi il link sotto che vi porterà direttamente al mio Instagram. Ma non mi dilungo in chiacchiere e iniziamo subito con il video. Inizio dal reparto frigo. Se vedete che prendo qui è perché ho tutto disposto qui. Ho anche lo scontrino perché, essendo che sono pochi i prodottini, vi riesco a dire anche i prezzi, così parliamo un pochetto. Allora, iniziamo con l'albume duo. Io di solito prendo la confezione piccola, ma stavolta ho preferito prendere da quella là, da questo qui, una volta aperto in 3, massimo 4 giorni, esagerando, bisogna consumarlo, quindi l'ho voluto prendere perché poi, se ci facciamo due calcoli, conviene anche economicamente, perché il piccolino sta 1,50 euro. Questo qui è da un litro. Così, scusatemi se lo scontrino si muove perché tengo il ventilatore, quindi scusatemi se lo sentite, ma fa caldissimo. E questo qui l'ho pagato 2,29 euro, quindi conviene, ed è questo qui dell'Aia. Poi ho comprato questo yogurt della Fage, scusatemi se non si pronuncia così, però se non mi sbaglio così si pronuncia. Questo qui della Fage, 0% di grassi. Io di solito, se mi seguite un po' nei miei video svuota la spesa, acquisti quelli là della Pathos Land, 0% di grassi. E essendo che io sono una grande consumatrice di yogurt, mangio anche yogurt due volte al giorno, quindi questo qui ha qua scadenza a lungo 18 settembre, quindi questo qui 0%, total 0%, è più cremoso rispetto a quelli là della Pathos ed è un baratro da 500 ml. E costa, questo qua è da 500 ml e l'ho pagato 3,20 euro, considerando che il piccolino da 170 ml costa 1,70 euro, da me no, costa 1,35 euro all'Ocean, e quindi ho detto no, prendiamo il grande, e quindi ho preso il grande. E poi, sempre reparto frigo, ho acquistato questa Active Philadelphia, questa qui che io mi ci trovo da Dio, per pranzo un po' sulle gallette, poi accompagnata a qualche altra cosa, oppure anche per le colazioni. Mi sta facendo tantissimo il pane di Kamut dell'Eurospin con la Philadelphia Active, questa qui è la marmellata della Hero, mamma mia, fenomenale. E quindi questa qui è 175 grammi e l'ho pagata, Philadelphia Active, 1,99 euro. Allora, ho acquistato della Lind questa cioccolata fondente al 90% cacao, questa qui. L'ultima volta l'ho acquistata ad 85% e quindi stavolta si va di 90. Questa qui è ottima, mi piace tantissimo, un pezzettino da mettere sul porridge, farlo sciogliere, mamma mia, da Dio. E questo qui ho, costa 1,89 euro. Volevo prendere, mi ispirava anche il cioccolato fondente con i lampuni, però non mi ispirava tanto la tabella nutrizionale, ho detto lasciamo stare e prendiamo questo qui, cioccolato fondente. Poi ho acquistato questo pane Carasau, questo qui ho in mente di fare una piccola ricettina che poi sicuramente vedete in un What It In A Day, perché ce ne saranno tanti, perché preferisco invece di fare le ricette singole per ogni prodotto, però faccio un What It In A Day e vi faccio vedere tutto, eppure un pochino più sfizioso da vedere. Quindi questo qua è un pane Carasau linea Passion, marchio Passion, questo qui è 250 grammi, teneva degli ottimi valori nutrizionali, ho fatto no, prendiamoli, ed è questo qua, costa tutto 250 grammi e l'ho pagato 1,96 euro.
E poi ho fatto scorta delle mie adoratissime gallette. Io di solito prendo quelle là dell'Eurospin marchio Amo Essere. Allora, economicamente secondo me conviene, perché questo qui è 120 grammi e quella c'è là, non mi ricordo, ma se sbaglio è 150. Però comunque stavano a buon prezzo, sono biologiche, anch'esse costavano 90 centesimi a confezione. Ho preso un pacchettino, sono queste qui, ho, che si trovano all'Auchan, infatti sono marchio Auchan, e ho preso un pacco di queste, poi ne ho presi uno, due, mi avvicino al tavolo fino a qua, e tre, ne ho presi tre pacchettini bellini. Ho fatto scorta perché, come ben sapete, chi mi segue su Instagram sa che io e le gallette abbiamo un amore segreto, spassionato. E poi ho acquistato, sono entrata principalmente alla Lushan perché mi servivano le fette Uwasa. Prima le acquistavo all'Eurospin, erano ottime quelle dell'Eurospin, ma l'Eurospin non le sto più portando. Da quando le ho acquistate io, addio, ho detto no, non ce le portiamo più, infatti non le hanno portate più. E quindi io ho trovato queste fette Uwasa, le ho trovate di due tipi. Queste qui, sono proprio linea Uwasa. Queste qui fibre, ricche di fibre, invece queste qui sono integrali, fette croccanti, extra sottili e dal gusto delicato. Queste qui perché voglio fare il tiramisù, ma vedete sempre tutto, perché cercherò di fare un What It's Day proprio con questi prodotti, e così vi faccio vedere un pochino. Queste qui tengono veramente degli ottimi valori nutrizionali e le ho voluti acquistare subito. Ho preso quindi un pacchettino di queste qui alle fibre, e questo qui che è un po' più grande, che è integrale. Infatti questa alle fibre è 230 grammi, invece questo è 270. Vi dico subitissimo i prezzi. Allora, l'ho pagata 2,15 euro questa qui, invece questa qui, fibre, l'ho pagata 2,09 euro. Ed infine, ultimi due prodotti, ho preso queste mini gallette di mais bio, sempre marchio Auchan, fanno parte della famiglia delle altre là. Infatti anche queste confezioni qui, c'era quelle là di mais, però non le ho prese perché io di solito con queste gallette qui ci faccio colazione, quindi bene o male quella di mais a colazione non è un granché, e quindi però ho voluto prendere queste mini perché se mi capita che devo scendere un pomeriggio, sto tutto il pomeriggio fuori e la mattina da fuori, almeno ho uno snack tascabile, portata di mano e fatto. Queste qui anche questi ottimi valori, bla bla bla. E questo qui costava, sono 50 grammi e l'ho pagate 99 centesimi. Allora, se facciamo in quantità, prezzo, conviene questo, perché con 90 centesimi ci portiamo a casa 120 grammi, però, e queste qui 50 grammi 99, però uno snack così ci sta. E poi come ultimo ho voluto prendere il tè verde, perché la sera, essendo che da me sta facendo freschetto, la sera mi piace bere una tazza di tè prima di andare a dormire, e quindi ho preso questo qui dell'Ocean tè verde. Questo qui così, una tazza prima di andare a dormire, si dorme tranquilli e buonanotte. E questo qui l'ho pagato a tè verde, l'ho pagato 1,35 euro. E quindi questa qui è stata la mia spesuccia. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!